è arrivato qui a Mike. Michael, eccolo. Ciao Mike. In un mondo in cui solitudine e rassegnazione sono ai massimi termini, ci sono supereroine, supereroini, cioè delle persone, delle realtà, che cambiano l'oggi e quindi il domani. A Bernardolandia c'è questo canale, si parla di questo nuovo mondo fatto di ecologia, solidarietà e bellezza. Viva, viva! Mi chiamo Michael Willemsen, nome impronunciabile, quindi Michele va bene anche. Siamo a Prato Gaudino di Cervasca, in provincia di Cuneo, borgata fantasma, di cui sono l'unico abitante, l'unico residente da ormai 5 anni. C'è la versione, diciamo, banale in cui ho comprato la casa, ho visto l'annuncio in un sito immobiliare, sono arrivato qua e ho comprato. Poi c'è l'altra versione, che è quella più poetica e romantica, ma anche vera, che quando io sono stato cacciatore di meteoriti per tanti anni. Poi nel 2011 c'è stata la famosa caduta della meteorite di Tisint, una meteorite marziana, e lì ho avuto la fortuna di essere uno dei primi sul posto per raccogliere i frammenti di queste meteorite là. E sono riuscita a venderla, siccome è una meteorite molto rara e preziosa. In realtà è stato grazie all'introito di questa meteorite che sono riuscita a comprare la baita. Per dire anche come a volte le cose, quando si dice che le cose accadono e cascano dal cielo, lì è in senso veramente letterale. E quindi questa è la borgata di Pragolini in Soprano. La cosa bella è che ognuno le persone si aiutano a vicenda qua. Boscaioli, quando ha tagliato gli alberi, automaticamente chi frequenta il borgo o io che ci abito veniamo a aiutare con la motosega, aiutare. Poi le persone, quando ho messo questi pali, le persone sono venute a piantare i fiori. Allora io ho messo la panchina là per chi vuole sedersi e così. Quindi ognuno ecco, è quella la cosa bella in montagna, no? Se ci si aiuta a vicenda senza grande storia, perché è così che... Quindi qua si entra. Questa è la tua casa, quanto è grande innanzitutto? Ah, è piccolissima, sono due piani, senza scala, e in tutto saranno 60 metri quadri. Okay. Ma di più non serve. Un bene molto prezioso la solitudine, e ha tanti aspetti positivi. Se uno vede le persone che non sanno stare da solo, penso che sia un grosso problema questo. Penso che imparare a stare da solo e godersi la solitudine nella vita sia la chiave, una delle chiavi della felicità, forse la più importante, perché significa essere autonomo dal punto di vista emozionale, e questo che permette poi di andare verso gli altri e dare qualcosa agli altri. La generosità umana nasce probabilmente da questo serbatoio che è la solitudine. Ci deve essere un andirivieni tra solitudine e convivialità. Ma ci devono essere i due. Solo nella solitudine uno non brilla per se stesso, deve brillare un po' per gli altri, deve dare agli altri. Quindi quello che si accumula nella solitudine poi lo deve trasmettere. Soprattutto a una certa età penso che sia importante poi trasmettere una certa esperienza di vita anche agli altri. Dentro qua mi piace fare colazione. Questa panchina e il cervo sono stato... quindi... colpiti nello stesso castagno che peraltro è ancora vivo, perché si vede qua, sempre rispunta di nuovo. Uh-huh. E quindi qua è un bel posto la mattina col sole che si alza e fai colazione qui direi sì. Com'è l'inverno qui? L'inverno è diverso nel senso di isolamento nella neve, è fantastico, è molto molto diverso. Poi i suoni sono molto smorzati, attutiti con la neve, è magico la neve. È anche una forma di concentrazione molto più grande, perché uno non è distratto né dai rumori né dai colori, quindi un periodo perfetto per scrivere, per riflettere. Ah, questo è il salotto? Sì, io in sostanza passo qua, quando non dormo sono qua, tutto l'inverno lo passo qua, sono 4-5 metri quadri, quanto sono? Piccolissimo, e io in sostanza è la mia cella da certosino. Questa è la stufa, vedo. Sì, qui c'è la stufa. Sì, e qui il bagno, che è piccolissimo, insomma.
Vabbè, è una persona. Innanzitutto c'è tutto quello che ti serve. Sì. Il bagno, c'è il boiler, vedo l'acqua calda. Sì. Quando si tira fuori il tema economico, le persone pensano: ah, se io avessi tanti soldi potrei fare anche questa vita qua. Io dico sempre: 99,9% delle persone possono fare la vita che faccio io. È semplicemente lo stato, il paradigma, lo stato mentale, stato di animo che deve cambiare. È solo questo. Per fare questo penso che serve quello che chiamo io a un certo momento della vita una grande separazione di tante valori, certezze che uno magari ha imparato nell'educazione, nella famiglia. Ci vuole un distacco da tutte queste cose e una specie di salto nel vuoto. Chi non ha fatto questo salto nel vuoto non scoprirà mai certe cose. Quando salti nel vuoto, in realtà ti rendi conto che non c'è il vuoto, che quello che riscopre è che il paesaggio si allarga e che le cose diventano... E che uno è inserito in una connessione di dinamiche e di cose molto più ampia rispetto a quando si è concentrato su la carriera, il lavoro, questo e l'altro. Perché questo sono, in realtà, questa concentrazione sono delle distrazioni di tutte quelle che ci avvolge. Poi c'è il fatto che quando non ti aspetti cose e non fai i calcoli, ti arrivano sempre tante cose belle. Questo si impara forse viaggiando anche, con pochi soldi. I veri miracoli, le cose belle arrivano quando sei non perdi la fiducia nei momenti più difficili apparentemente. Quante volte mi è successo che con il serbatoio vuoto nel camper, che non avevo più benzina, con l'ultimo euro in tasca sono andato a bere un caffè in un bar e ho cominciato col sorriso a chiacchierare con le persone e il giorno dopo stavo lavorando in un frutteto. E lì ti rendi conto che quello che importa veramente non è se hai 1 milione in banca o 200 euro in banca, è quella che riesce a trasmettere agli altri. È la fiducia nella trama cosmica della vita. Mi sposto soprattutto a piedi, non ho neanche la bicicletta. E nemmeno la macchina? No, non ho la macchina e più lento riesco ad andare, meglio è. Proprio perché più lento si va, più si vede. Se domani dovessi andare a comprare il pane, sì. Come fai? Beh, intanto ho il freezer, quindi se compro pane compro diverse pagnotte e poi li congelo, o se no vado quindi a Cervasca. Due ore a piedi? A piedi, con lo zaino. No, sono 40 minuti andate e 40 ritorno, dai, in mezzo ai castagneti, quindi anche nella neve è bello, a volte vado con la slitta, a volte vado con i sci, e quindi sono sempre gite come quando uno fa una gita la domenica, io se ho bisogno di pane, ma anche l'acqua potabile la prendo da una sorgente arancione, quindi e non mi dispiace. Quanto ci metti ad prendere l'acqua? 20 minuti. A piedi, e poi con lo zaino è più impegnativo perché c'è l'acqua e la tanica sulla schiena, ma il fatto di andare a cercare l'acqua o il pane a una certa distanza non è anodino. Avere tutto sempre a portata di mano non è una cosa sempre positiva. Avere sete, mi è finita l'acqua, e dover camminare, lo apprezzi molto di più l'acqua quando poi la bevi. Qua quando qualcuno che non conosco passa a visitarmi o ci incrociamo nel sentiero, parliamo, ci fermiamo, prendiamo un caffè. In città chiaramente no, uno si crea una specie di difesa e incroci centinaia di persone al giorno senza salutare, e questo psicologicamente secondo me alla lunga è nocivo, è nefasto, perché non siamo fatti per vivere così. Bisogna considerare che noi come esseri umani il 90%, 99% della nostra evoluzione siamo stati in mezzo alla natura, nomadi peraltro, e solo negli ultimi 10.000 anni abbiamo inventato la città con le mura e tutti insieme a vivere. È una cosa molto recente, è una cosa non naturale rispetto al nostro cervello e al nostro modo di biologico di essere. Invece questa porta qui, che cos'è? Questa è una porta che non sapevo cosa fare con questa porta qua, perché da anni che la trascino. È stato fabbricata da un falegname in Africa, poi l'ho portato
in Europa, poi doveva servire per un piccolo capannone in pietra in Provenza, quindi l'ho dipinto con colore pastello della Provenza, ma non andava bene e non sapevo cosa farne, l'ho messo davanti un muro e la chiamo la porta magica. Perché quando sono a corto di idee, quando non vedo più lontano, cerco di mettermi davanti alla porta, magari un'ora guardo la porta, cerco di immaginare cosa c'è oltre la porta, comincio a immaginare cosa ci potrebbe essere oltre la porta e così di nuovo allargo le mie prospettive e allargo gli orizzonti, perché certo ci sono i panorami che uno vede con le montagne aperte, questo è l'ovvio, però è ancora più importante l'immaginazione, il sogno, l'immaginare quello che potrebbe esserci, l'invisibile, insomma, oltre al visibile. Sono sempre stato nomade in vita mia. E quando uno si ferma in un posto è costretto a inventare dei significati nuovi ogni giorno, sennò non ce la fa. Quindi a volte esco la mattina in terrazza nel bosco e dico adesso devo cercare di vedere qualcosa che non ho visto prima, e infatti ci sono tantissime cose. Ogni giorno scopri qualcosa di nuovo o dai un nuovo significato a qualcosa che avevi visto mille volte, ma come una porta. La volontà è una grande fregatura, secondo me. A volte serve stressare un po', fare un progetto creativo e fare arrivare a qualcosa. Però la volontà è anche quella che ti distrae dal caso, di quello che può arrivare, di quello che ti può arrivare. Un bambino non ha volontà, un bambino si meraviglia di tutto. Quando hai volontà, tu sei focalizzato su una cosa. E quindi chi è troppo focalizzato su una cosa, tutte quelle che a destra e a sinistra se lo perde, se lo taglia via. Quindi è una trappola. E le persone che hanno molta volontà per arrivare a qualcosa, c'è un ramo che si, un albero che si spacca. E le persone che hanno molta volontà spesso forzano, vivono una vita di forzatura contro spesso la propria indole e la propria natura. Per assecondare la propria natura, tu non devi avere volontà, tu devi lasciarla libera la tua energia. Volontà a volte cerca di indirizzarti verso un altro, perché hai un'idea della vita o hai un progetto e tu pensi che quella sia la strada. E spesso quell'idea non corrisponde affatto a quello che sei. E se cominci a vivere in un modo che non sia aderente a quello che sei dentro, lì cominciano i problemi, non subito, ma magari dopo 20 anni ti rendi conto che hai fatto 20 anni una vita che non faceva per te. Ho avuto la fortuna io di capirlo abbastanza presto che io non ero ambizioso, non ero particolarmente ossessionato del lavoro, sono molto contemplativo, quindi non ho bisogno di fare tante cose, e l'ho accettato. L'ho accettato nonostante un'educazione in cui mi dicevano sempre devi lavorare, fare così. Ogni volta che ho avuto soldi in banca con la vendita dei meteoriti o qualcosa, ero più felice quando avevo soldi in banca? No. I momenti più felici della mia vita è quando non avevo nulla e dovevo affidarmi completamente alla vita per far accadere le cose. Lì ho vissuto delle cose straordinarie.